Zombie Apocalypse. Allora, ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Nuovo video profumoso, perché questo è un video profumoso di tutta la seconda parte di quel video che ho fatto l'altro giorno. Adesso non mi ricordo quando, ma non importa. Attendete un attimo. Ecco qua, mi sono messo un po' più comodo, mi sono messo bene la sedia. Comunque, questo è un video profumoso dei profumi che metto di più in tutto l'arco dell'anno. Allora, sperando che questa pettinatura stia al suo posto, perché ogni tanto fa un po' di stranezza, vabbè. A parte le basette che ho, meno male domani, come ho detto in un altro video, Get Ready With Me. Se non lo avete visto, andate a vedere che lo sto per caricare dopo di questo, o prima, vediamo. Intanto ho fatto il trucco di questo viso, cioè di questo viso, scusate. Questo trucco qua, che vedrete dopo. O prima, vediamo, appunto, questo video è un video di profumi che io li indosso per uscire, ma anche perché no, quando voglio andare a fare una passeggiata, sì, per uscire, ma anche per andare a fare la spesa o anche così per uscire con mia nonna, dipende dove vado. A volte li metto anche per stare in casa, per darmi un po' più per stare bene con me stessa, più che altro, diciamoci la verità come sono le cose. E nulla, incominciamo. Allora, il primo che indosso ogni tanto o quasi sempre è questo qua, vedete, questo dei Tesori d'Oriente, acqua profumata, ibisco e carcate, o carcate, boh, non lo so. Comunque, questo è, e ce n'è 200 ml per un paio di 36 mesi. È molto buono e ha una formazione fantastica. Infatti non mi dà la nausea né mal di testa, cioè non mi dà fastidio, tranne quando sono in macchina, che in macchina non metto profumi perché già a sentire l'odore dei profumi in macchina già mi dà lo stomaco, quindi assolutamente non se ne parla proprio. Però questo, quando esco in giro, mi piace assai. Vi ribadisco, questo è i Tesori d'Oriente, vedete, Tesori d'Oriente, ed è acqua profumata aromatica body mist. È un'acqua mista, no, non si so se si vedrà qualcosa. Comunque, vabbè. Allora, mi tocca togliere gli occhiali, ma non ci penso neanche, perché lo so che si vede il riflesso della ring light, come avete visto, ma se, vabbè, se non ci vedo niente praticamente. Comunque, allora, altro profumo che metto per andare uscire di casa è Freesia di Lanzarote, si chiama così, non so come si chiama, vabbè. È l'insieme di profumo Freesia Elixir Parfum Bellier, vedete? Molto buono. Anche questo viene 100 ml con un paio di 12 mesi. Questo me l'ho quasi bevuto, nel senso buono, che me l'ho quasi consumato. Infatti non so se sentite, sto come ASMR, non ce n'è quasi più, perché io non so cosa faccio con i profumi, ma tutte le volte che mi piace un profumo lo straindosso fino alla nausea. Boh, vabbè, ditemi voi se questa era allucinante. Lo osanno, ammettemelo a tutta andare, va bene, no comment. Si vede che mi piacciono proprio questi profumi così leggeri, belli soavi, nel senso belli avvolgenti, che ti rilassano, come la lavanda. C'è chi piace, chi non piace. Questo invece sa di profumo, sì, ma non dico acqua di colonia, perché non c'entra una mazza con acqua di colonia. Ma sa di rosa alle rose, ma sa di saponetta, più o meno siamo lì. Il profumo come appena, come se avete appena tolto la roba dalla lavatrice, sì. Mamma mia, ragazze, non ce n'è come questo profumo della Freesia. Mi è stata regalata mia zia ed è molto molto bello, buono e per niente stucchevole, molto buono. Non è eccessivo.
non per importanza, ma io a volte lo metto in combo, questo qua della Bombo Malizia con il suo amico e nonché fratellino Bombo Malizia spray deodorante. Perché faccio così? Perché uno lo metto sia per enfatizzare l'odore della doccia e anche quando vado a letto dopo la doccia. O anche quando sono rientrata da una giornata un po' stressante, tipo andare per una visita da qualche medico o dal dentista, qualsiasi cosa sia, una bella rinfrescata dopo essere stata in un ambulatorio medico o chissà dove, a farmi una visita, ci metto questi dopo la doccia e sono a posto. Ma anche quando esco fuori a, che ne so, a fare la spesa, faccio la doccia e metto questi e mi trovo veramente top, molto buono. Allora, questo aspettate un attimo che poggi di qui senza far cadere niente. Già, tendete un secondo. Ok, allora, questo blu, mamma mia, ragazze, sa di chewing gum. Avete presente le Bi Bagol? Ecco, quella caramella lì, quella chewing gum lì, quella cicca lì. Mamma mia, ragazze, sa di una. Tra Bi Bagol, ma non Bi Bagol qualunque, un Bi Bagol alla fragola. Sa di fragola, chissà perché. Viene da pensare la canzone di Laura Pausini, ascoltando questo, cioè sentendo questo profumo di Bonbon Malizia. La tua bocca di fragola. Vabbè, no comment. Molto buono. Mamma mia, starei ora a annusare. Sì, comunque stati Bi Bagol alla fragola, molto buono. Allora, questo non ve lo dico neanche, ma è sempre, no, non è sempre, questo è di 50 ml per 24 mesi di Pau. Comunque questo è piccolino, ma oioi, troppo buono. Infatti questo lo accompagno, come vi dicevo, quando voglio sentire un po' più di fresca. Proprio di pulito di tutto sotto le ascellonzole, faccio così. Adesso aspetta, me ne annuso un po'. Su, è andata a finire qua. Mi è andata a finire sul telefono. No, ok, meno male, mi stavo spaventando. Ragazze, sa un profumo azione. Non è brutta, ma non è neanche così. No? Sì, invece sì, questo di anche, ma sono proprio strana io. Sì, sa di. Aspettate, lo metto perché non ci sto capendo nulla così. Anche questo sa di. Come devo dire? Sì, so cosa voglio dire, ma non viene in mente perché ce l'ho solo appunto da lingua. Anche questo è molto complicato. Non sono come Cuba Libre, a Marilisk sa spiegare bene i profumi, quindi io qui mi trovo un po' affaticata, devo dire la verità. Sì, affaticata mi trovo. Allora, questo ci trovo, oltre ad essere un po' tra profumazione alcolica e. Anche questo ci trovo un po' di. Sa di quelle profumazioni lì, tipo liquore. Non so perché. Ci trovo un retro profumo di liquore. Chissà perché ci trovo questo profumo. Tra fragola e liquore. Boh. Voi direte, ma che cacchio sta di questo? Sì, no, ragazze. È buono. Ha un bel profumo, per carità, per l'amor di Dio. Però. Non riesco a distinguere se sa tra fragola. E gusto di liquore sto profumo. No, non sono drogata, ragazze, non mi pigliate per quello. Sei matita? No, non sono matita. Non si potrebbero neanche dire certe parole, ma vabbè, taglierò sta frase se mi riesce. No, ragazze, non vi so dire di cosa sa. Ve l'ho detto, ma alla fine, boh, che importanza ha? Ha importanza che non. Boh. Comunque, sì, ragazze, questi profumi ve li consiglio tutti quanti a partire sia da questi due in combo che vi ho messo, cioè accompagnati tutti e due insieme,
Crack separati vanno bene se uno si vuole profumare anche senza metterli sotto ascelle o come Dio ben si voglia. E vi consiglio anche, o solo questo, ma tutte e due fanno anche bene. E per uscire, vabbè, io vi consiglio questo, ma se dovete uscire in macchina e soffrite la macchina, non so se sia il caso vostro, vabbè, potete anche farlo, ma se non soffrite la macchina, perché io quando sono in macchina profumi ne metto o non ne metto, no comment. Quindi alla fine lo metto o non lo metto, non lo metto il profumo perché mi dà la nausea e non ci riesco a stare il profumo strano in macchina. Però una cosa è certa, me lo metto, a partire non metto nessun profumo, o metto questo in borsa quando voglio profumare che torno a casa. Oppure, se non devo uscire proprio fuori di Palau, non metto nessun profumo. Se invece sono a Palau e non esco da Palau, metto o questo, dipende da quali voglio. Sì, ho detto la città, non ho detto dove abito perché non ve lo dirò mai. Però vi ho detto dove sto, in che città abito e nulla. Comunque, questo è il mio profumo che mi sono innamorata tantissimo e mi ha fatto innamorare di cuore, di tutto cuore e wow, top. Già, nulla, non so quanto sia durato sto video, vabbè, 11 minuti e 18 secondi, io vi lascio e ci vediamo a un prossimo video, ragazze. Nulla. Dopo questo video penso che farò video ASMR, vediamo se riesco a farlo, altrimenti rimanderò a stasera o a stanotte, vediamo. Ciao ragazze. Ah, non ve l'ho detto all'inizio, ve lo ricordo adesso. Mettete un bel like di supporto, un commentino e se vi va iscrivetevi al canale perché è ovviamente finché è gratuito non vi costa niente. E attivate la campanellina e fatela diventare nera in modo tale che vi arrivano tutte quante le notifiche ogni qualvolta io carico un nuovo, cioè pubblico un nuovo video sul mio canale YouTube. Bacio, ciao, bacione, ciao, ciao. Zombie apocalypse.